Lei pensa alla sua vita oltre l'incarico di presidente? A dire il vero, non è una domanda qualunque. È in effetti una specie di cartina tornasole. Dopo aver vissuto in un palazzo come questo, se sei in grado di tornare in una casa normale e viverci, significa che non hai perso il contatto con il mondo esterno. E io ho un'idea precisa di come sarà la mia vita al di fuori di questo incarico. Entriamo nel Palazzo del Cremlino a Mosca, Salone Alessandrovsky, a tu per tu con Vladimir Putin, il presidente della Federazione Russa. È stato descritto in queste settimane come l'uomo più potente della Terra. A tu per tu, grazie a un'intervista televisiva realizzata da Vladimir Soloviev del canale Rossia 1. È un documento eccezionale, per la prima volta trasmesso in Italia, in cui il pensiero di Putin non è né mediato né interpretato, ma messo in una cornice ricostruita attraverso documenti, fatti, filmati di questi anni. Allora, cominciamo dal Dagestan, crisi del 1999. Vladimir Vladimirovich Putin si affaccia alla vita pubblica. Così. Buongiorno. No, non mi siedo. Meglio in piedi per non perdere l'abitudine. La situazione in Dagestan e in Caucaso oggi è gravissima. Sono appena rientrato da lì. È gravissima. È gravissima. Possiamo davvero perdere il Dagestan. Per il momento il coordinamento non funziona e tutti chiedono libertà politica. Per questo sono stato costretto ieri a tornare là, a dire che mi assumo io la responsabilità. Parliamo ora delle questioni correnti. Stamattina sono stato dal presidente. Ha firmato le mie dimissioni. Mi ha ringraziato per il lavoro svolto e mi ha dimissionato. Ha nominato al mio posto Vladimir Putin, segretario del servizio di sicurezza. È un uomo per bene, di livello, e io desidero augurargli successo, proprio ogni successo, perché tutto il resto ce l'ha già. L'uomo che Yeltsin ha scelto come capo del suo traballante governo è un uomo praticamente sconosciuto. L'ex spia e capo del servizio di sicurezza, Vladimir Putin. E ancora maggiore stupore ha suscitato la dichiarazione di Yeltsin, secondo la quale proprio Putin dovrà diventare presidente quando l'anno prossimo lui si ritirerà. La gente non aveva più assolutamente fiducia nel potere. C'era la guerra in Caucaso. E non solo in Caucaso, ma in tutto il paese ricorderete la serie di attentati terroristici. È successo tutto pochissimo tempo fa, 15 anni, 14 anni fa. Questo conflitto è la prima prova seria a cui è sottoposto il nuovo capo del governo, Vladimir Putin. Putin ha dichiarato che la Russia può riprendere il controllo sul Dagestan in meno di 2 settimane. In quel momento non potevo prendere decisioni. Ho dovuto occuparmene, ma non avevo poteri sufficienti. Ero cosciente delle responsabilità che mi ero assunto? Certamente, era una cosa scontata.
L'unica questione che mi ponevo, non voglio adesso parlarne davanti alle telecamere, era cosa fare qualora non fossi riuscito a portare a termine quell'azione e come continuare a vivere dopo. Io dentro di me avevo deciso. Non avevo altra scelta. Dovevo andare fino in fondo. Allora il cognome Putin mi era completamente sconosciuto. Eravamo in agosto o settembre del 1999. L'esperienza della prima campagna in Cecenia era abbastanza difficile. È stata una serie ininterrotta di fratture e in parte semplicemente di tradimenti. Nel 1999, quando Cheban Maki, Karam Maki, una serie di attacchi in Dagestan, è stato allora che ho sentito per la prima volta il cognome del nostro presidente. Il nostro comandante di plotone, Vladimir Ivanov, ci disse: è arrivato uno nuovo. Putin entrò in una delle tende, dai generali, e fecero un brindisi alla vittoria. Vorrei, secondo la tradizione russa e la tradizione della sacra terra del Dagestan dove ci troviamo oggi, vorrei alzare il bicchiere e bere in memoria di coloro che sono morti. Un secondo. Vorrei bere a coloro che sono feriti e augurare felicità a tutti coloro che si trovano qui. Ma tutti abbiamo davanti molti problemi e grandi compiti da svolgere. Lo sapete benissimo. Voi sapete quali sono i progetti del nemico e anche noi lo sappiamo. Sappiamo quali provocazioni aspettarci nel prossimo futuro, in quali zone. Noi non abbiamo il diritto di concederci neanche un secondo di debolezza, neanche un secondo. Altrimenti coloro che sono morti lo saranno invano. Ecco perché io propongo di appoggiare oggi sul tavolo il bicchiere. Noi berremo sicuramente, ma berremo dopo. Dopo, quando avremo assolto il nostro compito. Quindi, vi propongo di mangiare qualcosa di corsa e andare a lavorare. Appoggiò il bicchiere sul tavolo e questo suscitò nel comandante di plotone una certa sorpresa, ma anche un certo rispetto. Disse che forse quella campagna si sarebbe svolta in maniera diversa dalla precedente, perché quel bicchiere nella mentalità maschile aveva un valore simbolico. Poi, qualche tempo dopo, quando i reparti di Katab cominciarono ad essere bombardati sul territorio ceceno, risultò chiaro che quel bicchierino posato sul tavolo aveva un suo significato. Significava che tutto sarebbe stato fatto seriamente. Noi prenderemo i terroristi ovunque. Se saranno in aeroporto, li prenderemo in aeroporto. Se saranno nei bagni, li andremo a prendere, scusatemi, anche nel cesso. La questione è definitivamente chiusa. Tutto ciò che avviene in Cecenia, a seguito dell'azione russa, è dovuto al fatto che la Russia non desidera risolvere la questione politicamente, in via negoziale, con i leader ceceni. Ci sono due categorie di soldati russi in Cecenia, quelli che stanno nelle tombe e quelli che staranno nelle tombe. Non era possibile fare altro che annientare il terrorismo. Non era possibile trovare un accordo. Mi ricordo benissimo, e ne ho già parlato, quando ero direttore del servizio di sicurezza. Avevo letto una serie di documenti operativi, ivi comprese le intercettazioni dei terroristi internazionali che si iscrivevano tra loro. Oggi abbiamo un'occasione storica unica. Abbiamo la possibilità di strappare il Caucaso alla Russia, o adesso o mai più. E anche per noi era chiaro.
O saremmo riusciti a sconfiggerli subito o non avremmo più avuto l'occasione di conservare il paese. Vede, in quel momento praticamente tutti, ad eccezione di noi forse, perché il cittadino comune non si addentrava nei dettagli, forse neanche capiva bene quanto stava succedendo, ma nel mondo molti presidenti e premier dicevano di aver già deciso, erano convinti che la Russia era al termine della sua esistenza nella forma attuale. Le uniche questioni erano: quando sarebbe successo e quali sarebbero state le conseguenze, visto che si trattava di una grande potenza nucleare. 31 dicembre 1999. Alle 10 del mattino ricevetti una telefonata dalla segreteria di Boris Yeltsin e mi dissero che dopo mezz'ora avrei dovuto trovarmi nel suo ufficio. Ero stato convocato. Fu così che fummo testimoni oculari del trasferimento del potere, che comprendeva tra l'altro la valigetta nucleare. Ricordo bene quella giornata. Il 31 dicembre fummo invitati dal presidente per la prima colazione. Erano circa le 8. E a un certo punto vidi che stavano portando dei televisori. Ricordate, allora i televisori erano grossi, cicciotti. Insomma, posizionarono i televisori ed entrarono Boris Yeltsin e Vladimir Putin, che si sedettero e accesero la TV. Io lascio. Lascio prima del tempo. Ho capito che devo farlo. La Russia deve entrare nel nuovo millennio con nuovi politici, con nuovi volti, con nuove persone forti, intelligenti ed energiche. E in quel momento venimmo a sapere che Boris Yeltsin aveva lasciato e trasferito i suoi poteri al facente funzioni di presidente Vladimir Putin. C'è un'antica sentenza del Talmud, il libro caro agli ebrei: gli inizi sono sempre difficili. È una sentenza valida anche per Vladimir Putin, le cui prime mosse sono segnate da una grande difficoltà. Qui siamo nel momento in cui Boris Yeltsin decide di passare la mano, di dare proprio a Putin la responsabilità di condurre la Federazione Russa al di fuori delle difficoltà. Il paese ha bisogno di energie nuove, la Russia ha bisogno di un nuovo inizio, anche passando attraverso elezioni generali. Dopodiché Vladimir Putin mi convocò nel suo ufficio al Cremlino e mi disse che non sarebbe stato male fare gli auguri alle nostre truppe. Il morale delle forze armate era piuttosto basso. Bisognava risollevare lo spirito dei militari in modo che credessero nelle proprie forze. Inoltre, era necessario garantire la sicurezza a quell'iniziativa. Infatti, dovevamo volare in una zona dove erano in corso i combattimenti. È chiaro che c'era preoccupazione. Il tempo era pessimo e noi eravamo su un elicottero. L'elicottero fu mitragliato. Fummo costretti a rientrare a Machakala. Nel frattempo avevamo preparato delle macchine con le quali raggiungemmo Gudermies. Io ero a Gudermies.
Mio padre sapeva che sarebbe arrivato. Non so come l'avesse saputo, era un segreto. Nessuno ci credeva, e neanche io. C'erano combattimenti in corso e Putin in una macchina civile in Dagestan. Arrivammo a Gudermies alle 4:30 circa e festeggiamo il nuovo anno lì con i militari. Ragazzi, tanti auguri di buon anno. Vi auguro tanta felicità e ogni bene. Siate in buona salute. Auguro ogni bene anche alle vostre famiglie. Voglio che sappiate che la Russia apprezza profondamente quello che state facendo. E quello che voi fate è di grande utilità per il paese. Di grande utilità. Non si tratta semplicemente di difendere l'onore e la dignità del paese. No, qui è in gioco qualcosa di ben più serio. Si tratta di mettere fine alla disgregazione della Russia. Questo è il compito essenziale. Quando Putin pone un obiettivo, è scontato che entro un certo periodo di tempo ci sia un risultato concreto. Quando Putin disse che il problema andava risolto in 2 settimane fu effettivamente risolto. Fu svolto un lavoro certosino con la popolazione locale, a seguito del quale, in Dagestan, un grandissimo numero di cittadini, con le armi in pugno, si schierarono dalla parte delle forze federali, combatterono contro i terroristi e alla fine ebbero la meglio. Lo stesso è avvenuto in Cecenia. Dobbiamo agire con estrema attenzione. Dobbiamo agire in modo tale da non danneggiare la popolazione locale. Grazie. Non ci sono solo guerriglieri e banditi. Ci sono anche donne e bambini, anziani e anche reduci della Seconda Guerra Mondiale, ai quali dobbiamo la nostra vittoria sul fascismo. Anche loro hanno partecipato. Lì c'è di tutto e noi li consideriamo dei nostri. Scusatemi, ma non posso avvicinarmi a tutti. Lo stesso Akhmat Kadyrov ha creduto a Putin, ha creduto a quel lavoro, ha seguito Putin, e poi centinaia e migliaia di ceceni lo hanno seguito. C'era stupore, c'era la sensazione che fosse apparsa come una persona diversa. Io ho visto suo padre e sua madre. Ma cos'è la battaglia per Vladimir Putin? Così come per me, probabilmente, non è solamente il concetto di eroismo del popolo, ma è una tragedia personale che non sarà mai cancellata. Al cimitero Piskarevskoe, in una delle fosse comuni, è sepolto suo fratello maggiore, che morì praticamente bambino. Suo padre fu gravemente ferito ed è sopravvissuto per miracolo. Proprio mentre tornava dall'ospedale, alcuni infermieri stavano portando fuori dall'appartamento la madre del futuro presidente, che ritenevano morta. E lui, nonostante si reggesse sulle stampelle, li fermò. Lei era ormai senza forze, ma lui la salvò. Quando venne a lavorare a Mosca, nel 1998, i genitori erano ormai molto anziani e avevano bisogno di particolare assistenza. E praticamente ogni volta che gli era possibile partiva per andarli a trovare, parlare con loro e prestare tutto l'aiuto necessario. Abbiamo avuto l'occasione di parlare di argomenti diversi. Spesso, chiacchierando tra noi, ricordavamo le nostre madri. Succede sempre, dicevo, che quando una madre è viva non l'apprezziamo abbastanza. Non troviamo il tempo di andarla a trovare, di stare un po' con lei a chiacchierare, ad ascoltarla, abbracciarla. Lui, ascoltandomi, annuiva ed era emozionato. Maria собиралась голосовать за коммуниста, но как и многие другие, она доверяет Путину. Neanche nell'incubo peggiore avrei pensato di fare una campagna elettorale. Mi sembra che sia una cosa assolutamente immorale.
Voi ridete, ma bisogna sempre promettere qualcosa e sempre di più del tuo avversario. Per come è andata la campagna elettorale e come è stata organizzata, mi ha permesso di evitare questo aspetto, di non ingannare enormi masse di persone. E questo mi rende felice. Per questo domani sarà una normale giornata lavorativa. Domani alle 10 riunione con i vicepresidenti del Consiglio. Molto spesso, dalla gente comune, dai cittadini comuni, nelle nostre piazze e nelle nostre strade, ho sentito parole semplicissime, ma di grande importanza. Mi dicevano: noi le crediamo, confidiamo in lei, ma lei non ci inganni. Ma vi posso assicurare che nelle mie azioni mi atterrò esclusivamente agli interessi dello Stato. Forse non riuscirò ad evitare errori, ma quello che effettivamente posso promettere e prometto è che lavorerò con franchezza e onestà. Allora facemmo il primo tentativo di analizzare la situazione. In economia, nella finanza e nella sfera sociale e nella giustizia. Mi ricordo che di tanto in tanto la sera ci riunivamo e qualcuno disse questa frase: pare che la Cecenia sia dappertutto. In effetti la Cecenia non era solo un'espressione geografica, di fatto era in tutte le sfere di attività. La debolezza dello Stato e la debolezza del potere degli anni 90 avevano generato la paura che nessun altro potere avrebbe potuto risolvere la situazione e sarebbe stato soggetto all'influenza, per esempio, degli oligarchi. Quando lei è diventato presidente, la Russia era diretta da un potente consorzio di oligarchi che hanno pensato, guardandola, che avrebbero potuto divorarla. Sì. Trovare un accordo. Sì. Era necessario distinguere quello che accadeva nel paese, tra tutti quei lupi che negli anni 90 hanno determinato l'immagine del potere. Quindi non solo tirare le briglie, ma strapparle. Non lasciare loro la possibilità di fare quello che volevano. Beh, alcuni di loro, quando ero primo ministro e Eltsin annunciò che mi sarei candidato alla presidenza, alcuni di loro vennero nel mio ufficio alla Casa Bianca, si accomodarono di fronte a me e dichiararono: allora, lo capisce che qui lei non diventerà mai presidente? Ma vedremo, risposi. Ne ho avuti di episodi del genere alla Casa Bianca, direttamente. E come è riuscito a tirare le briglie? In vari modi, con mezzi diversi. Ricordo bene quell'incontro estivo del 2000. Di fatto è stato il primo incontro del presidente Putin con i rappresentanti del mondo imprenditoriale in un ampio convegno. Per noi era importante sapere quale Stato volesse costruire Putin. E per lui era importante spiegarci quale comportamento si aspettasse da noi uomini d'affari. E ci ha detto subito: no ragazzi, così non va, non potete rifiutare l'eredità. Desidero subito attirare la vostra attenzione su questa parte. Voi avete dato vita a questo Stato, in grande misura tramite le strutture politiche o parapolitiche da voi controllate. Per questo non vale la pena di scaricare su altri. Putin non è stato assolutamente aggressivo, pronunciò quelle parole con grande tranquillità, tranquillo. Il sistema che costruiremo sarà diverso e voi dovete dare il vostro contributo a questo sistema. In che cosa deve consistere? Dovete fare i vostri affari in maniera trasparente, pagare le tasse, non spremere i lavoratori come limoni, ma dare loro stipendi normali, dignitosi. In altre parole,
dovete meritarvi il diritto a esistere e il diritto al rispetto, anche alla luce di quanto siete già riusciti a rovinare. Gran parte dell'economia allora era un'economia grigia, se non nera. Stipendi in nero, evasione fiscale, caos, delinquenza. La pensione media nel 2000 era pari, e molti lo hanno già dimenticato, a circa 800 rubli. C'era gente che per mesi non riusciva a prendere neanche questa pensione. Gli stipendi non venivano pagati per mesi e mesi. Molte persone, direi la maggioranza della popolazione, non poteva fare altro che cercare di sopravvivere. All'inizio degli anni 2000, allo Stato fu tolto il controllo su molte grandi aziende strategiche. C'era molta disoccupazione, molto lavoro nero. Questo più o meno all'inizio del 2000. E dunque il paese che ha preso in mano era in una condizione... Non era neanche una barca, ma era addirittura come un blocco di ghiaccio che andava alla deriva. Nella storia delle nazioni e dei popoli ci sono tragedie che catalizzano il sentimento di appartenenza. Nelle avversità, nelle difficoltà, spesso si scopre un'identità comune che magari si era perduta. Per i russi questo momento arriva nell'agosto del 2000 e ha un nome inquietante, quello del sommergibile Kursk. È un sottomarino nucleare che sprofonda nel mare del nord. Quando viene recuperato, i 107 marinai a bordo saranno tutti morti. Il presidente Putin non si tira indietro, anzi ci mette la faccia. Stavamo da Putin, nella sala, e aspettavamo. Io stavo in seconda fila insieme alle mogli dei marinai. Sinceramente pensavo che lo avrebbero fatto a pezzi. Una di loro diceva: perché viene qui? Non capisce cosa gli faremo adesso? Si aspettavano che l'avrebbe tirato su e avrebbe salvato il Kursk. Ma allo stesso tempo sapevano che non c'era speranza. C'era tanta di quell'energia negativa, tanto odio e disperazione e dolore come non avevo mai sentito in tutta la mia vita. Tutte le domande si concentrarono su un uomo solo. Io penso che era difficile immaginare anche per me. Posso dirvi sinceramente, noi sapevamo che il nostro paese era in una situazione difficile. Che le forze armate sono in una situazione difficile. Che la nostra flotta è in una situazione, se non rovinosa, comunque molto complessa. Ma non credevo fino a questo punto. Hanno distrutto tutto. Hanno mandato in rovina tutti i mezzi. Non c'è più un soldo. Una donna vicino a me svenne 5 minuti dopo l'inizio della conferenza. Aveva gridato qualcosa. Lo avevano interrotto fin dall'inizio. È evidente che la gente avrebbe voluto parlare invece di ascoltare quello che aveva da dire. E a un certo punto lui tacque e ascoltò quello che gli stavano dicendo. Ma poi cominciò comunque a rispondere. Se fosse possibile, andrei io stesso a salvarli. Né i nostri tecnici né quelli stranieri sono in grado di tirare su il sommergibile. Ve lo dico responsabilmente, non posso adesso qui parlare da politico e tagliare la corda. Non sto parlando da politico, vi dico le cose come stanno. È una verità dolorosa, ma è la verità, così com'è. In quel momento ho capito che tutti, insieme a lui, avevamo superato quel confine che separa la vita dei loro mariti dalla morte.
superarono insieme a lui quel confine e andarono oltre. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Quando George Bush divenne presidente, cominciò con richiamare assiduamente il tema dei diritti civili. Il discorso preferito sulla democrazia, la Cecenia, la libertà di stampa, questi argomenti costituivano il pacchetto standard delle critiche e questo portò a un periodo di 6 mesi in cui abbiamo assistito a una sorta di ping pong di dure dichiarazioni. Washington alzava i toni e Mosca faceva altrettanto. Per lungo tempo la Washington ufficiale ha lasciato intendere di non essere pronta a parlare con Mosca a quattro occhi. Oggi la situazione è cambiata. Per la prima volta George Bush e Vladimir Putin si sono stretti la mano a 40 chilometri dalla capitale della Slovenia, a Ljubljana, nel castello di Brno. Il presidente ascolta con molta attenzione le nostre argomentazioni. Ci si può fidare della Russia? Non sarò io a rispondere a questa domanda, ma le porrò io la stessa domanda. Rispondo io a questa domanda. Ho guardato quest'uomo negli occhi e ho visto che si tratta di una persona franca che merita di essere creduta. Abbiamo avuto un dialogo molto interessante e ho potuto capire il suo cuore. È un uomo dedito al suo paese, il migliore per il suo paese. Il fatto che non si sia trattato di una frase preparata in precedenza, ma di una reazione sincera e spontanea alle prime impressioni ricevute dall'incontro con il presidente russo, è confermato dal fatto che in 7 anni loro si sono incontrati ben 18 volte. Il rapporto umano e il rapporto personale tra Bush e Putin era fantastico. Era davvero fantastico. Scherzavano molto, ridevano. Ma allora gli Stati Uniti erano convinti che la Russia fosse diventata una sorta di democrazia coloniale, che avesse una forte dipendenza dal Fondo Monetario Internazionale, che la comunità degli esperti avrebbe dovuto continuare ad insegnarci come sviluppare la nostra economia e dove pompare il petrolio. Ma all'esterno tutto sembrava molto corretto. Grandi pacche sulle spalle. Ci incoraggiavano del tipo: ragazzi, siete sulla strada giusta. Avevamo tutti un'illusione. Ci sembrava allora che dopo il disastro dell'Unione Sovietica e dopo che la Russia volontariamente, e lo sottolineo volontariamente e coscientemente, aveva accettato limitazioni storiche con la rinuncia a una parte del proprio territorio e parte della propria capacità produttiva. E ci sembrava che con la scomparsa di quell'elemento ideologico che aveva diviso l'ex Unione Sovietica dal resto del mondo civile, avremmo avuto benessere e libertà. E come dice il poeta Pushkin, i fratelli ci avrebbero dato le loro spade. E con fratelli intendevamo i paesi stranieri. Invece i fratelli non solo non avevano nessuna fretta di darci le loro spade, ma erano pronti a dividersi quanto era rimasto della capacità bellica dell'Unione Sovietica. In quello che dice sento un eco di grande delusione. Sì, l'ho già detto. Io ho lavorato 20 anni al KGB, nell'intelligence esterna, e io stesso ho creduto che con la caduta di quella barriera ideologica, sotto forma di monopolio del potere detenuto dal Partito Comunista, tutto sarebbe cambiato in maniera radicale. Non è stato così. Non è radicalmente cambiato, perché il risultato è che queste cose semplici non accadono semplicemente, perché ci sono anche gli interessi geopolitici che non sono assolutamente legati a nessuna ideologia. Il fatto è che i nostri partner avrebbero dovuto capire che un paese come la Russia ha e non può non avere i suoi interessi geopolitici e bisogna avere rispetto gli uni per gli altri. Cercare un equilibrio e soluzioni di reciproco interesse. Ma il rispetto si basa sulla forza e sull'equità delle posizioni. Sì, sì, sì. Una volta un noto uomo politico ebbe a dire che una buona parola e una Smith & Wesson sono molto più efficaci della sola parola buona. E purtroppo aveva ragione.
Lei aveva la parola buona, ma non aveva la Smith & Wesson, quindi a grandi linee era necessario rimettere in sesto le forze armate, risollevare l'economia e salvare l'industria bellica. Sì, è vero. Bisognava iniziare certamente dall'economia. I debiti erano tanti. Ricordo il gennaio 2001, è stato il momento più difficile. Ricordo che ci siamo riuniti nei primi giorni dell'anno e abbiamo discusso se fosse ancora possibile servire il debito estero, se ne avevamo la forza. Il debito era pari al 140% del PIL, era la situazione peggiore. Gli interessi su quel debito inghiottivano un terzo del bilancio. Putin ha preso in mano il paese in questa situazione, con questo debito. Quando il quadro fu più o meno chiaro, che stavamo passando ad una fase totalmente nuova, in primo luogo non esistevano nuovi meccanismi e poi purtroppo non c'era un numero sufficiente di persone in grado di sapere cosa proporre in quella situazione. Putin aveva un eccellente rapporto con il presidente della Banca Mondiale James Wolfensohn. Ci mettemmo d'accordo con Wolfensohn perché portasse un gruppo di grandi specialisti. E noi ci incontrammo con questi eminenti esperti mondiali. E Vladimir Putin a volte riservava 3 o 4 ore all'incontro con loro. Putin pose molte domande. Gli piaceva che gli raccontassero l'esperienza di altri paesi e gli illustrassero le opportunità che avevamo. Per i primi 4 anni non avevamo la maggioranza alla Duma. E quindi abbiamo dovuto lavorare molto con tutti i partiti per fare passare qualsiasi progetto. Egregi deputati! Abbiamo fatto le riforme con il potentissimo appoggio di Putin. Per noi era sufficiente averlo alle nostre spalle. Sapevamo che ci avrebbe supportato nei momenti critici. Venne adottato un programma decennale di sviluppo del paese. Se guardiamo ai fatti, prima di Putin, neanche nella nuova Russia c'era stato nulla di simile. L'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 segna la fine, non solo simbolica, della Guerra Fredda. Il mondo non è più diviso fra Est e Ovest, ma è segnato da un inedito scontro di civiltà. La Federazione Russa e gli Stati Uniti sono alleati nella lotta contro il terrorismo, anche se subito poi la diplomazia si divide sull'opportunità di invadere o meno l'Iraq. Vladimir Putin intesse rapporti con personaggi europei di spicco come Chirac e Schroeder. Ho sentito le esplosioni, i vetri volavano, la gente scappava, ho visto persone che si lanciavano dalle finestre, che tentavano di salvarsi, Dio mio, terribile! Me lo ricordo come fosse oggi. Venne di corsa da me un mio assistente e mi disse di accendere subito la televisione. Accesi la TV, mi sintonizzai sulla CNN e vidi quelle terribili immagini. Il presidente Putin fu il primo presidente che telefonò a Bush. Quella telefonata fu la reazione naturale di un presidente che sapeva bene e capiva bene cos'è il terrorismo internazionale. La Russia sa cos'è il terrore. E non per sentito dire. E per questo capiamo i sentimenti del popolo americano. Rivolgendomi a nome della Russia al popolo americano, voglio dire che siamo con voi. Telefonai al presidente e lui mi disse: quali sono le tue prime proposte? Io gli risposi: ho una sola proposta. Per il 12 settembre erano previste e programmate le esercitazioni delle nostre forze nucleari strategiche. E lui mi disse: cosa proponi? E io risposi: tocca a lei decidere. Ma se dipendesse da me, io le annullerei. Va bene, approvo la tua proposta. Davvero? Sì, non è il caso di innervosire gli americani. A che pro innervosirli in un momento simile? E questo avveniva nel momento, vi ricordo, in cui in Cecenia erano in corso diverse azioni belliche.
E i terroristi che vi combattevano, anche provenienti da molti paesi stranieri, venivano definiti dagli americani combattenti per la libertà, o almeno, nella migliore delle ipotesi, insorti. Una volta i nostri servizi speciali avevano evidenziato contatti diretti tra i combattenti del Caucaso settentrionale e i rappresentanti dell'intelligence americana in Azerbaigian, dove li avevano concretamente aiutati, per esempio con mezzi di trasporto. E quando parlai della cosa al presidente degli Stati Uniti, allora in carica, mi rispose, scusate la volgarità, lo ripeto fedelmente, gli farò il mazzo. E dopo 10 giorni i miei sottoposti, i dirigenti del servizio di sicurezza, ricevettero una lettera dai loro colleghi di Washington. Noi abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere i rapporti con tutte le forze di opposizione in Russia. Riteniamo di essere in diritto di farlo e continueremo a farlo in futuro. In nessun caso, mai, in nessun luogo è ammissibile utilizzare il terrorismo per assolvere ai propri compiti politici o anche geopolitici contingenti. Perché se si sostengono i terroristi in un luogo, quelli alzeranno la testa in un altro e poi sicuramente colpiranno quelli che li avevano sostenuti. Lei aveva detto ai partner occidentali, perché sostenete i terroristi, la cosa vi si rivolterà contro. Sì, certo. E poi, quando le torri... Ecco, qualcuno evidentemente pensava, soprattutto le intelligence dei paesi occidentali che agiscono per contrastare il principale avversario geopolitico, quell'avversario che ora, lo abbiamo capito, nella loro coscienza è sempre rimasta la Russia. Pensavano che andasse a loro vantaggio e invece non è stato così. Come prima viviamo nel vecchio sistema valoriale. Parliamo di partenariato, ma tutt'oggi non abbiamo imparato a fidarci l'uno dell'altro. Nonostante le numerose dichiarazioni di affetto, noi continuiamo ad essere nemici come allora. Oggi dobbiamo dichiarare una volta per tutte, la guerra fredda è finita. Oggi dobbiamo dichiarare che rinunciamo ai nostri stereotipi e alle nostre ambizioni. Ed ora in avanti garantiremo insieme la sicurezza in Europa e in tutto il mondo. Oggi le decisioni vengono prese in parte senza la nostra partecipazione. Dopodiché ci pregano vivamente di sostenere quelle decisioni. E poi di nuovo si parla di lealtà nei confronti della NATO. Dicono addirittura che senza la Russia è impossibile mettere in atto quelle decisioni. Ma allora poniamoci questa domanda. È normale tutto questo? È davvero reale partenariato? Dopo l'11 settembre del 2001, gli Stati Uniti, con la lotta al terrorismo, si misero a giustificare molte delle proprie azioni nell'arena internazionale. In maniera più evidente, questo è emerso in Iraq. Vicino uno all'altro, il primo ministro britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin, nella dacia fuori città del presidente, sembrano piuttosto rilassati. Il clima è gelido, ma l'incontro è cordiale. Temo che lei si congeli. Spero di no. Un luogo veramente incantevole. Grazie. Grazie. Il tono bonario della conversazione tra i due leader non ha cancellato il disaccordo sul problema dell'Iraq. Il presidente Putin ha rigettato il documento del governo britannico sulle armi di distruzione di massa che il ministro degli esteri russo ha definito un documento di propaganda. Blair ha sottolineato che entrambi i leader sono d'accordo sulla necessità di una verifica in merito agli armamenti. Forse esiste un altro punto di vista rispetto alla fedeltà delle informazioni sulle armi di distruzione di massa in Iraq. Esiste un metodo sicuro per conoscere le cose? Consentire agli osservatori di fare il proprio lavoro. Il sostegno alla nuova e importante risoluzione dell'ONU sull'Iraq da parte della Russia, membro permanente del Consiglio di sicurezza, sarà un successo significativo. Ma si procede molto lentamente. La Russia è intenzionata a difendere i propri interessi in Iraq. I diplomatici hanno ancora molto lavoro davanti.
Tutti comprendevano che era un momento di grande responsabilità sia per l'Iraq, sia per la regione e complessivamente per tutto il sistema internazionale. Il segretario di Stato americano accusò di nuovo Baghdad di possedere ancora tra i suoi armamenti un intero arsenale di armi chimico-biologiche e di mezzi per il trasporto delle sostanze velenose. Per sottolineare ancora meglio la minaccia proveniente dall'Iraq, Colin Powell portò nella sala del Consiglio di sicurezza dell'ONU una prova materiale. Un cucchiaino di polvere secca delle spore del veleno siberiano è stato sufficiente nel 2001 per chiudere il Senato americano. Abbiamo ricevuto informazioni dai nostri colleghi americani in merito a questo collegamento tra il potere iracheno e Al-Qaeda solo di recente al Consiglio di sicurezza dell'ONU, quando i nostri amici americani hanno pronunciato le relative dichiarazioni. Io sono in politica da non molto tempo. Prima, come sapete, lavoravo nei servizi di sicurezza, nell'intelligence, e ritenevo di conoscere tutto dall'interno. Ma quando sono entrato in politica, ho capito che io e i miei colleghi russi, francesi e gli altri colleghi che lavorano nei servizi sono dei lattanti rispetto ai politici. Questo itinerario Mosca-Parigi-Berlino è considerato da molti assolutamente simbolico. I tre paesi hanno al momento la stessa posizione in merito alla soluzione del problema iracheno. Noi, la Francia, la Germania e il maggior numero, voglio sottolinearlo, dei membri della comunità mondiale, crediamo che il problema dell'Iraq possa e debba essere risolto con mezzi diplomatici. In conclusione, nonostante l'attivo contrasto della comunità internazionale, gli Stati Uniti decisero comunque l'intervento militare. Ho il presidente Putin. I bombardamenti erano già in corso. In quel momento avevamo in Iraq 3.500 tecnici che non c'era stato concesso di evacuare. E quando io mi rivolsi con insistenza a Saddam Hussein, facendo riferimento all'incarico ricevuto dal mio presidente, Saddam cedette. Era stato addirittura elaborato un piano di evacuazione per tutti i nostri tecnici. Nessuno di loro subì danni. In quegli incontri che si svolgevano e cominciavano ad avere un carattere di regolarità tra il presidente Putin, il presidente Chirac e il cancelliere Schröder, venivano discusse questioni di carattere globale, in quanto era assolutamente evidente che stava cambiando l'ordine mondiale. L'Europa, per avere una propria voce e una propria opinione in questo grande nuovo mondo, certamente avrebbe guadagnato molto se fosse stata un'unica grande Europa. Ed ecco perché questo progetto di una grande Europa, da Vladivostok a Lisbona, era un meccanismo di seria interazione, conforme ai requisiti moderni del XXI secolo. Purtroppo, questo meccanismo, dopo il termine del mandato del presidente francese Chirac e in seguito anche a quello del cancelliere Schröder, non ebbe evoluzione. A me sembra che fosse molto promettente. Non ho mai conosciuto altre persone in grado di lavorare così tanto. Va a dormire molto tardi, spesso. Io lo so che è andato a letto tardi, ma al mattino è già al telefono. Ma quando dorme? Ha la capacità di concentrarsi prima su un argomento e poi, dopo un breve lasso di tempo, riesce a concentrarsi su un altro. Una sua caratteristica, che non ha perso ancora oggi, è la capacità di ascoltare. Ascolta tutti, dà a tutti la possibilità di esprimersi, a volte anche più del necessario. A volte le riunioni da lui si trascinano per ore e ore. E per questo molto spesso l'agenda slitta. Il
L'11 settembre della Federazione Russa è ambientato in un teatro, il Teatro Dubrovka di Mosca. Ve lo ricordate, il mondo è col fiato sospeso per ben 3 giorni, dal 23 al 26 ottobre del 2002. Come nel Maestro e Margherita di Bulgakov, i russi sanno che si giocano il loro destino in un teatro, fra un palco e una platea, dove 40 terroristi islamici di origine cecena tengono in ostaggio 850 persone. Le forze speciali chiudono il sequestro con l'uso di gas e fanno moltissime vittime. Adesso in questo documentario Vladimir Putin confessa: è stato il momento più brutto della mia vicenda politica. Quali sono i momenti che lei ricorda come i più tragici, i più difficili? Allora, sono naturalmente quei terribili atti terroristici, nella scuola di Beslan e nel teatro sulla via Dubrovka. Ma ecco, se lei mi chiede il momento più tragico, è quest'ultimo, il teatro. È il più drammatico di tutti quelli che il nostro popolo ha dovuto sopportare. Sì, ricordo, lo spettacolo teatrale Nordost. Fu un atto terroristico fuori dalla norma. L'occupazione di un edificio, la presa degli ostaggi. Io informavo Putin in pratica costantemente, di giorno e di notte. Per tutto quel periodo non lasciò mai il suo posto di lavoro. Molti si erano fatti l'idea che il compito essenziale fosse quello di liquidare i terroristi. No, l'obiettivo principale era quello di salvare la gente. Era ormai notte. Intercettata la guardia, mi fecero entrare. Incontrai il capo di quell'azione terroristica, Baraev. Lui era a viso scoperto, ma c'erano altre persone con le maschere e i mitra. E io gli dissi di lasciare andare donne e bambini. Nel Corano non c'è scritto da nessuna parte che si può fare la guerra contro donne e bambini. Quello mi rispose: se non verrà ordinata l'evacuazione delle truppe dalla Cecenia, intendo le truppe russe, allora io, a partire dalle 10 del mattino, ne ammazzerò uno ogni mezz'ora. E dopodiché andai da Vladimir Putin. Era angosciato, stringeva le mascelle. Del resto non mi parlò. Non mi disse che alle 4 ci sarebbe stato l'assalto. Attenzione! Non toccate i cavi! I cavi, non toccateli! Mettetevi tutti di lato, di lato! Una prova difficile, per un così breve periodo. Ce ne furono molte. Nessun presidente in nessun altro paese ha dovuto superare tante prove. Nessuno. E ognuna di queste prove, naturalmente, resta come un pesante fardello sulle spalle, nella memoria e nel cuore. È stato per me il giorno più terribile. Non mi immaginavo neanche di stare senza Ahmad Kaji. Dopo la morte di Ahmad Kaji, Putin mi invitò e mi ricevette. Il presidente della Repubblica Cecena, Ahmad Kaji Kadyrov, ha assolto il proprio compito di fronte al suo popolo. In tutti questi anni ha tutelato personalmente la Cecenia e i ceceni. Con decisione ha portato la sua repubblica alla vita pacifica. Ahmad Kaji Kadyrov è scomparso il 9 maggio, nel giorno della nostra festa nazionale, nel giorno della vittoria, e se n'è andato imbattuto. Nella prima campagna io ho combattuto contro il centro federale, questo non è un segreto. Ricordiamo come abbiamo preso Grozny. Diciamo così, abbiamo restituito Grozny, capisci?
E tutti ricordiamo qual era la posizione del centro federale. Per questo c'era sfiducia. C'era anche nei confronti del centro federale. E allora tutti, capisci, i giovani, la maggioranza, sono andati, sai, nei boschi, in montagna. Nel 94 avevo 17 anni, ero giovane. Tutti erano richiamati alla guerra e andai anch'io. I nemici erano diversi, arabi, dalla Giordania, ce n'erano anche dall'Africa, come mercenari. Erano venuti a combattere per i soldi. A noi non ci pagavano, pensavamo di combattere per la patria, per la libertà. Poi nel 99 è cominciata la seconda campagna. Io ero nelle liste dei federali e quindi non potevo rimanere a casa. E me ne andai di nuovo nel bosco. Con noi c'erano dei ragazzi che avevano goduto dell'amnistia. E subito girò voce che dopo la morte di Ahmad Kaji sarebbero stati incriminati. Nella Repubblica si era diffuso il panico. Mi avvicinai al presidente quando ero a Mosca. Lì, ci siamo incontrati lì. Questa è la situazione. Dacci almeno la possibilità in qualche modo di concedere loro il condono della pena. Sono pronti a combattere per la Russia, per il nostro popolo. Io ricordo tutto, anche quanto fu difficile prendere la decisione. Ed ecco come andò. Noi, più di 7.000 persone, abbiamo ricevuto l'amnistia. Presidente Putin, noi siamo con lei e con il popolo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Così lì si sono salvate non 7.000 vite, ma 70.000 vite. La Repubblica di oggi è una Repubblica cecena pacifica, una regione fiorente. Il popolo vive in un altro modo e guarda alla vita in un altro modo. Adesso vorrei dire forse una cosa un po' inattesa. Ma gli ortodossi, i musulmani, gli ebrei, i buddisti appartengono a religioni tradizionali, a quelle religioni che sono sempre esistite sul territorio della Russia, appartengono alla stessa civiltà. Una delle caratteristiche distintive è quella di considerare gli appartenenti a un'altra religione uguali a sé. E infatti il presidente, che è ortodosso, frequenta la chiesa ortodossa. Al contempo considera suoi fratelli anche gli esponenti di altre religioni. Fa loro gli auguri in occasione di feste, collabora per concedere un sostegno su molte questioni che gli vengono poste. Ma esiste uno stile Putin? Questo documentario ci aiuta a capire la sua personalità. Lo avete visto, il presidente è un uomo che parla a bassa voce, poi sappiamo, ama moltissimo lo sport, canta, suona, eppure la sua personalità è tenuta in qualche modo riservata. Quando parla di sé lo fa sempre in modo asciutto, anche se il tema è magari la religione oppure la filosofia. Perché è fatto così. Un uomo che, se per ottenere per esempio un qualche vantaggio, tipo avere denaro o qualche favore, deve commettere azioni per lui inaccettabili, non le commetterà assolutamente. Ha avuto un allenatore eccezionale come Raklin. Quando insegnava al presidente il judo, non pensava all'educazione del presidente. Voleva, con l'aiuto del judo, creare un altro uomo, una persona in grado di reggersi saldamente sulle proprie gambe. Sa, ai presidenti tocca risolvere questioni in molti campi: economia, politica, sanità, istruzione, infrastrutture, petrolio e gas, e anche le relazioni internazionali. Nessuno ti insegna a farlo, ma lo si impara. Ecco, lui ha una eccezionale capacità di entrare in ogni argomento. Lo dice anche lui. Usa questa espressione. Adesso approfondisco, dice, e poi ne parliamo. Vuole sempre imparare qualcosa di nuovo e lui impara. Per esempio, senza che nessuno se ne accorgesse, ha imparato l'inglese. Boom, Putin parla inglese. Si sente pronto per il suo debutto in inglese? My English is very bad.
Non dimenticate mai che non ha un giorno libero, né fa una vacanza da moltissimo tempo. Studia dall'una di notte alle due, oppure dalle sette del mattino alle otto. Non ha altra possibilità, ma lo fa lo stesso. Non aveva mai pattinato sul ghiaccio. E adesso gioca a hockey. Non parla mai ad alta voce, non sgrida mai nessuno e di conseguenza tiene nascosto il suo temperamento. Per Putin lo sci all'inizio è stato un allenamento molto intenso. Per questo quando lo vedi in montagna, quando per ore continua ad andare su e giù, va in montagna per due ore e mezza o tre e non prende neanche una tazza di tè. Non fa una pausa per chiacchierare, solo su e giù. Io non so dove e come abbia studiato pianoforte. So solo che lo ha fatto gradualmente. All'inizio fummo tutti testimoni. Aveva iniziato suonando con un dito e di una sola mano. Poi, dopo solo qualche giorno, aggiunse la seconda mano. La giovane Russia in quel momento non poteva vantare vittorie di grande portata, né aveva progetti importanti che avrebbero consentito di dimostrare a tutto il mondo che noi non siamo un frammento di un grande impero, ma un grande, autonomo e serio paese con le sue conquiste e le sue ambizioni. E nel 2005 fu presentata la candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali. Sì, mi sono sbagliato. Sinceramente, io stesso non credevo troppo che saremmo riusciti a svolgere le Olimpiadi invernali. Alla vigilia dell'assemblea del Comitato Olimpico Internazionale in Guatemala, si doveva decidere se Putin dovesse andare o meno. E nel caso in cui avessimo perso? Io gli dissi, Putin, se lei non andrà, le garantisco che perderemo. Però se andrà, esiste comunque il rischio che potremmo perdere, ma senza la sua presenza non abbiamo nessuna chance. Vladimir Putin, all'arrivo in Guatemala, per due interi giorni ha svolto 30-40 incontri con i membri più influenti del Comitato Olimpico Internazionale. Gli incontri si sono svolti non stop, giorno e notte. C'è stata anche la prova alla quale ho assistito. Abbiamo provato le uscite e lui, molto disciplinato, ha partecipato anche a queste. Per noi però la cosa più importante era provare i tempi. Tirò fuori i suoi foglietti canonici, io drizzai le orecchie e lui mi chiese, pronto? Risposi di sì. E lui, allora dai. Io clic e non succede niente. Lui legge tra sé e sé e dice, basta. E poi, clic. Signor Presidente, signori membri del Comitato Olimpico Internazionale, signore e signori, vi prego di sostenere il sogno olimpico di milioni di russi che attendono speranzosi la vostra decisione. Vi ringrazio. Ecco, fu come un'esplosione, una bomba. Bisognava, come si dice oggi, ossequiare il Comitato Olimpico Internazionale, perché capissero che era stato fatto loro un gesto reale di rispetto. Ecco, quelle due frasi in francese sono state come un click. Una volta e tutto si compì. L'Olimpiadi sarebbe stata nostra. Ma il mondo può essere nelle mani di un solo padrone? Non è una domanda letteraria per Putin, è la questione chiave
del nuovo ordine mondiale in questo millennio. Sono gli studi di geopolitica a cui il presidente si dedica moltissimo, e lui, colui che formula per primo l'idea di Eurasia, in cui al centro c'è la Federazione Russa, il paese più vasto geograficamente del pianeta perché arriva fino all'Oceano Pacifico, in relazione con l'Europa. La storia dell'umanità naturalmente conosce già periodi di unipolarità e di aspirazione al dominio sul mondo. Nella storia del mondo c'è stato di tutto. Ma cosa significa mondo unipolare? Per quanto questa espressione possa essere abbellita, in ultima analisi ha un solo significato concreto. Un solo centro di potere, un solo centro di forza, un solo centro di assunzione delle decisioni. È il mondo di un solo padrone, di un solo sovrano. Mi ha stupito la reazione dei giornalisti tedeschi e di altri paesi. Si sono dimenticati di essere giornalisti. Hanno smesso in generale di prendere appunti, stavano seduti a bocca spalancata e guardavano e ascoltavano quello che stava dicendo. Azioni unilaterali, spesso non legittime, non hanno risolto alcun problema. Hanno addirittura generato nuove tragedie umane e focolai di tensione. Da un lato uno shock, dall'altro una celata insoddisfazione. Mi si avvicinarono per chiedermi perché fosse stato così brusco. Io, cosa c'è di brusco? Da vecchio soldato della Guerra Fredda, vorrei sottolineare che uno dei suoi interventi suscitò in me nostalgia per quei tempi, va detto, meno difficili. Molti di voi hanno una grande esperienza del lavoro diplomatico o politico. Io, come un altro relatore, ho un'esperienza completamente diversa, l'esperienza dell'attività di intelligence. Suppongo che le vecchie spie abbiano l'abitudine di parlare schiettamente. Sì, e va bene, risponderò a quello che posso leggere. E se non risponderò a qualcosa, sarete voi a ricordarmi le vostre domande. Cosa succederà in Kosovo e alla Serbia? Solo i kosovari e i serbi possono saperlo. E allora non saremo noi a decidere come costruiranno la loro vita. Non bisogna credersi Dio in terra e cercare di risolvere tutti i problemi per tutti i popoli. Noi e voi possiamo solo creare le condizioni e aiutare la gente a capire i propri problemi. Io e Putin ci siamo conosciuti in una piccolissima sezione di una grandissima organizzazione. La grande organizzazione era naturalmente il KGB dell'Unione Sovietica e la piccola sezione era effettivamente la piccolissima sezione dell'intelligence esterna. Allora eravamo giovani ufficiali in servizio, tenenti maggiori e capitani. Allora nella nostra sezione c'erano gli illegali, cioè quelli che erano tornati in patria dopo 20 anni di attività non legale in Occidente. A volte io e Putin li ricordiamo quando c'è un attimo di tempo libero. Ricordiamo tutto. La gente prestava servizio, lo capite da soli, non per soldi, ma rischiava tantissimo. Qualsiasi cosa succedesse loro non avrebbero avuto aiuto, perché erano illegali. Ecco, erano un esempio vivente. Lavoravano per il paese, per la patria. E proprio qui sta l'essenza, senza nessuna colorazione politica, nessuna ideologia. Dopo il servizio nel KGB e nell'intelligence, fece il suo ingresso nella vita democratica e familiarizzò con le nuove regole di vita e le nuove opportunità. Fu proprio lavorando con Sobchak, figura brillante e uno dei più eminenti esponenti politici, ad accelerare il suo processo di comprensione degli eventi. Eravamo tutti usciti dallo Stato, credevamo che lo Stato dovesse prevalere su tutto, e a me sembra che Sobchak abbia insegnato a tutti noi come si possa trovare un equilibrio, dove possiamo vedere le nuove opportunità di un paese democratico, di un ordinamento democratico, della libertà di opinione, della discussione, della tutela delle opinioni, della concorrenza politica. Il presidente Putin vuole stare alle regole. Non è previsto che lui sia eletto la terza volta in un terzo mandato. E allora
decide di promuovere Medvedev alla presidenza della Federazione Russa, come vedremo. Dopo due mandati presidenziali, Putin aveva un gradimento eccezionalmente alto. La questione si pose, ed era la questione essenziale. Resterà Putin per un terzo mandato? Oppure, in conformità alla Costituzione, cederà questo posto importantissimo per il paese, ancora non sufficientemente consolidato, a un altro leader? Questo problema preoccupava tutti. Si pensava e si parlava solo di questo. Vladimir Putin, negli ultimi 2-3 anni sono stati fatti sempre più spesso appelli affinché lei restasse per un terzo mandato. Probabilmente in questa direzione anche una parte del suo entourage ha tentato di influenzarla. Quanto è stato forte il desiderio di cedere a questi tentativi di persuasione e restare per un terzo mandato? Grazie. Non ho avuto la tentazione di rimanere per un terzo mandato, mai. Dal primo giorno di lavoro come presidente della Federazione Russa avevo deciso per me che non avrei violato la Costituzione vigente. Ero stato vaccinato già quando lavoravo con Anatoly Sapchek. E io ritengo che sia un segnale molto importante per la società nel suo complesso. Tutti devono rispettare la legislazione vigente, a partire dal capo dello Stato. Qual è stato, secondo lei, il suo più grande successo, il suo maggiore trionfo nel ruolo di capo dello Stato, e cosa invece non le è riuscito? Quale ritiene sia stato il maggiore insuccesso in questi anni? Grazie. Io non vedo nessun grande insuccesso. Tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti, gli impegni assolti. Io non provo vergogna davanti ai cittadini che mi hanno votato 2 volte, eleggendomi presidente della Federazione Russa. In tutti questi 8 anni ho sgobbato come uno schiavo ai remi, dal mattino alla sera, e l'ho fatto con tutte le mie forze. Sono soddisfatto dei risultati del mio lavoro. Ciao Russia! Ciao Mosca! Abbiamo l'opportunità di svilupparci così come ci siamo sviluppati negli ultimi anni. E io sono sicuro che dobbiamo scegliere questa strada. Abbiamo tutte le opportunità per questo. Siete gelati? Mi date un minuto? L'elezione del presidente della Federazione Russa è avvenuta! Nel 2008, quando Putin cominciò a fare il primo ministro, sembrava che fosse venuto il momento, sapete, di riposare sugli allori. Cioè, era il capo dello Stato, aveva salvato il paese dal fallimento, l'aveva condotto sulla strada di uno sviluppo sostenibile, aveva pagato i debiti esterni e interni, incrementato il livello di vita della popolazione, e lo aveva fatto non per le generazioni a venire, ma per quelle presenti, cosa mai successa prima nella storia del nostro paese. E quindi, in teoria, doveva entrare in quella meravigliosa Casa Bianca sul lungo fiume e dire, insomma, grazie a Dio. Invece è scoppiata la crisi mondiale. Il prezzo del petrolio era a $45, erano tutti spaventati. Nessuno aveva mai vissuto nelle condizioni di un così potente stress di portata mondiale. E di nuovo, che cosa ha fatto Putin? Si è presentato e ha detto... Io ho la responsabilità che non si ripeta da noi il 98. Ho la responsabilità personale. Si è rimboccato le maniche e giorno e notte ha ripreso a remare. Il mondo di oggi è multipolare, non può esistere un solo padrone del mondo, un solo polo che decide tutto. Ma il mondo, la diplomazia e la politica internazionale se ne accorgono in un momento preciso della storia, la crisi siriana del settembre 2013. Allora le posizioni sono chiare. Obama vuole intervenire militarmente in Siria. Vladimir Putin, e lo scrive anche sulla prima pagina del New York Times, è contrario. Alla fine l'intervento non ci sarà. Riviviamo quei giorni,
non senza notare che non è cambiato molto rispetto a quello che stiamo vivendo in queste settimane. La Siria è sempre al centro e i protagonisti sono sempre gli stessi. Durante la notte il presidente Barack Obama ha attraversato l'Atlantico per avviare il dialogo diplomatico. Spero che si discuta della situazione in Siria. Io ritengo che ci convenga considerare con attenzione il fatto che noi, congiuntamente, riconosciamo che l'impiego di armi chimiche in Siria sia non semplicemente una tragedia, ma anche una violazione della legislazione internazionale. Quindi da Stoccolma Barack Obama si recherà a San Pietroburgo per il summit del G20, sebbene un incontro personale con Vladimir Putin non sia in agenda. Siamo pronti? Erano pronti, anche se rispetto alla Siria erano pronti probabilmente solo alle divergenze. Se il signor Obama non riesce a convincere i leader mondiali che la risposta con mezzi militari è l'unica risposta giusta, allora convincere il Congresso e gli americani nella votazione della settimana prossima sarà ancora più difficile. Qualche giorno prima della data in cui si aspettava la decisione se cominciare i bombardamenti di Damasco al fine di abbattere il regime, con il pretesto che i governativi siriani avrebbero usato armi chimiche e nessuno ha mai fornito prove, Putin al summit del G20 di San Pietroburgo avanzò un'idea dicendo semplicemente: allora se vi preoccupa l'arma chimica, cerchiamo di ottenere che la Siria sottoscriva la convenzione sul divieto delle armi chimiche e si impegni a liquidarle. Non bisogna bombardare. Se voi intendete solo le armi chimiche e null'altro, allora noi siamo pronti a mettere in campo la nostra influenza affinché la Siria aderisca alla convenzione sul divieto delle armi chimiche e sottoscriva presso le organizzazioni competenti l'accordo sulla loro liquidazione. Ricordo che l'impiego della forza rispetto a uno Stato sovrano è possibile esclusivamente nel caso questo avvenga per autodifesa e, come è noto, la Siria non ha attaccato gli Stati Uniti, oppure un secondo caso per decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Come ha detto ieri una delle partecipanti alla nostra discussione, coloro che agiscono diversamente si pongono da soli al di fuori della legge. Praticamente non ci fu dialogo. All'inizio una stretta di mano al momento dell'accoglienza. Qualcuno lo definì freddo, qualcuno timido, qualcun altro aggressivo. Al mattino dopo, assolutamente senza programmazione, avvenne il contatto. I partecipanti del G20 allora furono testimoni del fatto che avevano cominciato a conversare, Putin e Obama. Iniziata questa conversazione in piedi, si sedettero proprio in un angolo della grande sala. E all'inizio si trattò di pochi minuti. Tutti i capi di Stato rimasero in piedi ad aspettare. Poi la cosa durò 5 minuti, 10 minuti. Loro naturalmente non notavano quello che stava accadendo. Beh, probabilmente dal punto di vista del cerimoniale si trattò di un'imbarazzante pausa di sospensione. Ma non c'era assolutamente nessuna sospensione perché tutti i capi di Stato guardavano verso quell'angolo dove erano seduti i due presidenti e si percepiva l'assoluta comprensione dell'importanza per tutto il mondo di quella conversazione. Certo, Putin e Obama non riuscirono a risolvere la questione siriana. Ma lo smantellamento delle scorte di armi chimiche che c'erano allora in Siria è avvenuto e completato. E chi può sapere cosa sarebbe successo se allora non si fossero accordati sullo smantellamento delle armi chimiche? E cosa potrebbe succedere adesso se quelle armi cadessero nelle mani dell'ISIS? Nelle mani di coloro che tagliano le teste, bruciano viva la gente. La cosa importante per noi era capire cosa vuole la gente che vive in Crimea. Cosa vuole? Vuole restare in Ucraina? Oppure vuole stare con la Russia? Se la gente vuole tornare in Russia e non vuole restare sotto il potere dei neonazisti, degli estremisti nazionalisti ucraini e dei seguaci di Bandera, non abbiamo il diritto di abbandonarla. Ed è una questione assolutamente di principio.
Io ne parlai allora ai miei partner. Dissi loro che per noi si trattava di una questione di vitale importanza. La gente. Io non so quali interessi difenderete, ma noi nel difendere i nostri andremo fino in fondo. Ed è una cosa estremamente importante, non perché noi vogliamo erodere, incamerare qualcosa, e neanche perché la Crimea ha un significato strategico nella regione sul Mar Nero, ma perché è un elemento dell'equità storica. Suppongo che abbiamo agito correttamente e non rimpiango nulla. Arrivammo in Crimea il giorno del referendum. Sensazioni incredibili. Vedevamo la gente, intere famiglie con i palloncini, con le bandiere della Federazione Russa. Anche i bambini portavano le bandierine. E tutti andavano a votare con la felicità sul volto. Ho visto uomini piangere sulla piazza di Simferopoli. Per una strana e incredibile sensazione di felicità di essere finalmente tornati a casa. Abbiamo fatto un piccolo spettacolo, così, improvvisato, e l'abbiamo cantata subito. Dalla Crimea all'Oenisei, ecco. Ma loro erano incredibilmente felici, chiunque abbia visto. Dopo una faticosa, lunga e spossante traversata, la Crimea e Sebastopoli sono ritornate alla Baia Natia, alle patrie sponde, nel porto della loro nazione originale, in Russia. Bravo, è semplice, è forte, mi piace. Io penso che lui sia misuratamente duro e tuttavia penso che se sei presidente di un così grande paese, enorme, forte, devi essere come il tuo paese, grande e forte. E quante ne fai? Io ho 50. Oh, caspita! Faccio flessioni tutti i giorni. Complimenti, uno di noi. Grazie. La generazione cresciuta sotto Putin è la maggioranza della nostra società, che in futuro dovrà condurre la Russia nei prossimi 50 anni. È quella generazione che gradualmente ha imparato a pronunciare la parola patriottismo. È la generazione che ha imparato a indossare abiti con la bandiera russa e andarne orgogliosa. È quella generazione che sa che questo e questo nel nostro paese è di gran lunga migliore che in qualsiasi altro posto al mondo. Cosa è avvenuto 15 anni fa? Sfiducia e distruzione delle menti, poi la speranza. E oggi una fiducia infinita nel fatto che noi stiamo costruendo correttamente un nuovo Stato. In questi 15 anni non solo molto è cambiato, siamo cambiati noi completamente. La nostra società è diventata un'altra. Vediamo davanti a noi una Russia nuova, potente, autosufficiente, in grado di difendere se stessa. Il bilancio della storia è sempre difficile, le somme vere si tirano dopo tanto tempo, eppure fatti, numeri, statistiche ci dimostrano che la Federazione Russa sotto la guida di Putin ha cambiato passo, soprattutto è cambiato il suo peso strategico globale. Oggi il pianeta è guidato da diversi personaggi che si affiancano nella leadership. Vladimir Putin è un personaggio fondamentale di questa fase del mondo e della storia. Abbiamo cercato di raccontarvelo in modo inedito, di avvicinarsi a lui senza pregiudizi. Comunque la pensiate, il presidente della Federazione Russa è un protagonista che entrerà nei libri di storia. Non si presenta mai impreparato a nessuna iniziativa. E quando va ad eventi di questo tipo, come una conferenza stampa o partecipa a una diretta, si prepara per molti, molti giorni. Capacità di concentrazione al 100% la sua, al 100%.
ogni volta grande attenzione. Probabilmente è legata alla sua sobrietà interiore. Perché il fatto è che quando interviene un presidente come Putin, ogni sua parola ha un valore enorme. Vladimir Putin, quello che succede oggi alla nostra economia è il conto da pagare per la Crimea. Forse è ora di dirlo sinceramente? No. No, non è il conto da pagare per la Crimea. Non è il conto da pagare, ma il costo, per meglio dire, del nostro naturale desiderio di autoconservazione come nazione, come civiltà, come Stato. Quando è iniziata la Crimea e si è diffuso questo spirito patriottico, d'improvviso è emerso che noi abbiamo un esercito. Improvvisamente è emerso che abbiamo un'industria bellica. È emerso che, nonostante tutte le dichiarazioni, anche nella sua squadra, sul fatto che non bisogna spendere soldi per la difesa, a poco si è costituito un complesso industriale bellico del quale possiamo di nuovo andare fieri. Se non avessimo l'industria bellica e le forze armate, non avremmo potuto superare tutti i problemi legati alla lotta al terrorismo internazionale. Anche nei periodi più difficili dal punto di vista economico, all'inizio degli anni 2000, non solo abbiamo riorganizzato le forze armate, e allora, io ne ho già parlato, con un numero complessivo di 1.300.000 unità, con difficoltà sono riuscito a recuperarne 50.000. Ho riportato le truppe dall'estremo oriente russo, la fanteria di mare dalla flotta del nord e abbiamo recuperato 50.000 unità pronte al combattimento. Adesso invece la storia è completamente diversa. Prima di allora la condizione materiale delle forze armate era semplicemente disastrosa, sia morale sia materiale. E sa, in relazione a questo vorrei, come si dice in questi casi, cogliere l'occasione per ringraziare ancora una volta i nostri militari che in quel periodo molto faticoso per il paese, sulle loro spalle, in condizioni di mancanza di fondi e direi in una situazione umiliante, le forze armate hanno comunque salvato il paese. Davanti a loro mi inchino. E i momenti di gioia assoluta? Fatico a dirlo. Io potrei dire che nel complesso le cose sono andate bene e tutto questo complessivamente potrebbe suscitare una certa maggiore o minore soddisfazione. Quando capisci dove eravamo e cosa abbiamo fatto. Dunque, cominciamo dal paese. Siamo riusciti a mantenere unito il paese. Il PIL è raddoppiato. Le spese federali nel 2014, rispetto al 99, se guardiamo, sono cresciute di 22 volte. Il reddito totale della popolazione è triplicato. Allora il numero di cittadini che viveva sotto la soglia di povertà era pari a 42 milioni. Oggi questo numero è diminuito di quasi 3 volte, 2,8 volte di meno che vivono sotto la soglia di povertà. Ecco, tutto questo nel complesso ci ha consentito di raggiungere un altro obiettivo. Ecco, guardi, nel 99, ma anche nel 2000, la decrescita della popolazione era pari a 929.000 unità. Mi pare, cioè quasi un milione. Cioè i decessi superavano di 1 milione le nascite. Ma se avessimo continuato a perdere 1 milione di persone all'anno, per la Russia sarebbe stata una catastrofe. La Russia avrebbe gradualmente smesso di esistere. Noi non solo abbiamo stabilizzato, non solo abbiamo capovolto la situazione, ma da 2 anni di seguito registriamo una crescita naturale e nessuno ci credeva. E questo non solo grazie alle madri e ad altri sistemi di sostegno alla maternità e all'infanzia, ma grazie alla situazione generale. Lo ripeto, questo genera maggiore sicurezza nella gente, nella possibilità di generare, educare, crescere i figli. E questo ha un effetto moltiplicatore, in effetti, di quanto è stato fatto. Ecco, forse tutto questo insieme, quando ci pensi, quando analizzi tutto questo, certamente non puoi non darti soddisfazione. La Chiesa ha una sua concezione di come deve essere il potere.
Inoltre, questa concezione è stata espressa non dai miei più recenti predecessori né da me. Questa concezione ha attraversato tutta la storia della Chiesa. La Chiesa lega il potere, soprattutto i massimi esponenti del potere, con l'incessante richiesta di una completa dedizione a servire quella causa alla quale sono chiamati. Non si può dire questa persona lavora da presidente. Egli serve il proprio paese in qualità di presidente. Io penso che con questo sia tutto detto. Vladimir Putin, 15 anni di presidenza. A che cosa deve rinunciare una persona che diventa presidente? Beh, una vita normale, nel senso di casalinga. È inevitabile. Non è possibile vivere così come vive una persona normale. Non puoi andare al cinema, non puoi andare semplicemente a teatro, non puoi andare per negozi. Ecco, tutte cose che non sono prive di significato e danno anche soddisfazione. Ma non sono grandi rinunce rispetto a quello che la sorte e il popolo danno a quelli che hanno il mio incarico. E dare il massimo contributo. Fare tutto ciò che dipende da me o da noi, da coloro cioè che occupano posti di responsabilità per il bene del proprio paese, del proprio popolo. Questo compensa tutto.